Assessore, le vaccinazioni sono un tema caldo, la regione siciliana è avanti rispetto a tante altre regioni, storicamente però bisogna rilanciarle. Sì, la Sicilia ha una tradizione storica in tema di vaccinazioni che l'ha sempre vista a livelli assai soddisfacenti nel panorama nazionale. Devo dire che negli ultimi anni, in considerazione anche del timore diffuso nella popolazione generale su eventuali rischi di eventi avversi, credo che questo abbia disincentivato un po' le famiglie dall'accostarsi con fiducia al tema della vaccinazione. Noi stiamo cercando con tutti gli strumenti a nostra disposizione di fare in modo che si consideri che la vaccinazione è la principale vera strategia di prevenzione collettiva di cui un sistema sanitario dispone. I vaccini sono sicuri, a differenza degli altri farmaci, sono ben studiati sotto il profilo della tollerabilità e quindi anche il controllo e la sorveglianza sulle reazioni avverse è una sorveglianza a 360 gradi che riguarda sia gli eventi prevedibili che quelli non prevedibili. Noi consigliamo naturalmente di accostarsi a questa strategia nel modo più fiducioso possibile e questa indicazione viene data anche dalle nostre strutture con tutti gli strumenti e i meccanismi a nostra disposizione, anche di informazione, però è anche vero che occorre lavorare molto su questo settore perché effettivamente questo strumento così prezioso, quale il vaccino è, venga utilmente usato. Questo nella considerazione che la vaccinazione è l'unica vera strategia che consente di dilazionare nel tempo l'accesso a cure più intensive laddove la patologia si manifesti e quindi considerato che la copertura immunitaria non viene fornita altrimenti se non attraverso questi strumenti, noi riteniamo che al di là della completezza del calendario vaccinale che ancora una volta anche per quest'anno contempla nuovi vaccini ponendoci all'avanguardia anche in termini di programmazione rispetto ad altre regioni italiane, però se non ne facciamo un buon uso rimane un atto di programmazione fino a se stesso. Quindi assolutamente la vaccinazione va fatta e va fatta naturalmente con tutte le offerte attive che il servizio sanitario mette a disposizione. Vaccinazioni è un tema nel quale la nostra regione è avanti, ma è un tema comunque sempre importante per dire ai nostri concittadini che bisogna vaccinarsi. Il tema delle vaccinazioni è un tema che dobbiamo rilanciare perché quello che si è perso è il senso di capire che la prevenzione, per cui la vaccinazione è lo strumento fondamentale, è una necessità di salute per tutti i cittadini. Noi abbiamo dimenticato le morti che c'erano per il vaiolo, per esempio, o anche per tante altre malattie, che con i vaccini sono state, come dire, debellate, ma il disinteresse che in questo momento, anche dal punto di vista proprio dell'informazione, della cultura, c'è per la vaccinazione, può portare al ritorno di tante malattie che noi consideriamo assolutamente debellate e che potrebbero gradualmente nuovamente trovare dei focolai. Per cui l'invito è tenete conto delle opportunità che l'assessorato mette a disposizione con il nuovo calendario vaccinale. Sono vaccinazioni gratuite, quindi diciamo in qualche cosa chiaramente non obbligatorie ma consigliate in alcuni casi, per cui diciamo sin dalla tenera infanzia, quindi dai bambini, che c'è tutto un ciclo vaccinale da seguire, fino agli anziani per quanto riguarda la vaccinazione antinfluenzale, è importante vaccinarsi perché il vaccino è veramente lo strumento più efficace per eliminare le malattie e per evitare che poi possano essere anche delle pandemie. Per cui diciamo non, nessun allarmismo, ma un'attenzione va assolutamente rimarcata. Ecco il nuovo calendario vaccinale, ci sono nuovi vaccini come spesso in una regione che è avanti, ma ci sono anche alcune province un po' più indietro. Allora, il calendario vaccinale che abbiamo esitato all'inizio di quest'anno è il calendario più completo che in atto esiste sul territorio nazionale. Abbiamo inserito tutti i vaccini che abbiamo ritenuto idonei per i nostri concittadini, come l'antimeningococco di tipo B, l'HPV per i maschi, i soggetti di sesso maschile fino a 14° anno d'età, e lo zostere per i nostri anziani, i nostri nonni che devono essere protetti da una grande patologia come la patologia determinata dal virus zostere. Senso che non è grave, ma è una patologia molto dolorosa. Chiaramente, come sempre, ci sono dei punti neri nella nostra situazione territoriale. Ci sono alcune province, e due in particolare, Messina e Catania, in cui le coperture non sono quelle che noi ci aspettiamo. Chiaramente siamo, come dire, pronti per organizzare tutto quello che è necessario affinché anche queste due province raggiungano le coperture che noi riteniamo indispensabili per governare le malattie prevenibili con i vaccini.